Di nuovo un caloroso benvenuto a tutti i visitatori. La battaglia Wi-Fi Second che vi propongo quest'oggi è questa volta una battaglia in doppio, i cui protagonisti sono sempre me, Luca Nick da Pokémon Platino, e sempre AlbixD da Pokémon Platino, che ha voluto la rivincita per il video precedente in cui è stato sconfitto, come ricorderete. E scoprirete se ha vinto o perso la rivincita, oltre che guardando la descrizione sotto il video che vi rovinerebbe però la sorpresa, soltanto guardando fino alla fine questo video. So per dare inizio alla battaglia, vi auguro buona visione. Lui apre con Espeon e Magmortar, uno più lento e uno molto più veloce. Io invece apro con Sceptile, velocissimo, e Drapion, moderatamente veloce. Decido di subito concentrare gli sforzi su Magmortar per toglierlo di mezzo, poiché è una minaccia fuoco contro erba di Sceptile. Espeon però riesce ad attaccare prima di Drapion e gli fa bullo, che gli alza l'attacco ma lo confonde anche. Ma come vedremo, Drapion sarà abile a deludere la confusione e sferrare un'idrondata su Magmortar super efficace, che lo ucciderà in un colpo grazie all'attacco strepitoso di Drapion. Idrondata che non è una mossa che impara normalmente Drapion, ma la impara soltanto con la guida mosse. Si è rivelato utile in questo caso, questa mossa inaspettata per Drapion, colto di sorpresa il mio avversario. E così già la prima minaccia è eliminata. Lui adesso manda in campo Weavile, il suo sweeper fisico. Weavile è uno dei Pokémon più veloci di tutto il gioco. A questo punto preferisco richiamare Drapion per curargli la confusione e mando invece il mio Kingdra. Sceptile usa Forbice X, gli faccio usare su Weavile perché con le otto è super efficace su buio. Pensavo lo uccidesse, sperando anche che con Affili Artigli potesse fare un brutto colpo Sceptile, oggetto che gli rende più probabili brutti colpi, ma niente da fare, ha resistito. Lui ha risposto con un gelo pugno super efficace su Sceptile, il quale però resisterà a sua volta, egregiamente. Anche se di pochissimo, ma purtroppo Espeon lo finirà con Psichico. Il mio avversario ha preferito concentrare i suoi sforzi su Sceptile in questo caso, lasciando Kingdra in denne. E allora io rimando in campo Drapion, ormai curato dalla confusione e più che mai pronto a combattere, e come vedremo giocherà il ruolo di primo piano, sarà mattatore di questa battaglia, vedrete. Intanto Kingdra subisce danno neutro degli attacchi di tipo gelo, a differenza degli altri draghi, poiché lui è acqua drago, ho detto psico, vedendo psichico, un lapsus, scusate. Lo psichico di Kingdra lo quasi uccide, ma per fortuna Kingdra riesce a resistere. Nel frattempo Drapion, con il suo super attacco più che sufficiente, uno sgranocchio stabbato super efficace su Espeon, dalla difesa alquanto gracilina per ucciderlo appunto in un colpo, senza nemmeno bisogno del brutto colpo. E a questo punto Kingdra è libero di finire il buon Weavile con un Drago Pulsar. E così, due al prezzo di uno, due subito fuori dal mio avversario. Adesso lui manderà in campo Feraligatr e Dragonite. E come vedrete, una sorpresina in serbo per lui. Drapion, il mio Drapion, o meglio, sa usare Gelo Denti, che fa danno quadruplo sul malcapitato Dragonite, tipo Drago Volante, che non riuscirà a resistere al colpo, anche perché subisce un brutto colpo che è sommato, unito all'abilità Cecchino di Drapion, che potenzia i brutti colpi, e a Affili Artigli, che gli aumenta la probabilità di brutti colpi, Drapion diventa una macchina da guerra, un Pokémon, un esercito, un carro armato semovente, inarrestabile. Qui invece il mio avversario usa Terremoto, che in un colpo solo fa sia super efficace su Drapion, sia uccide Kingdra, rimasto in fin di vita. Ottima mossa qui, ha scelto il mio avversario. Il match di Kingdra finisce qui, purtroppo, ma poco male. Io mando in campo il mio prossimo Pokémon, ossia Zeus, il mio Luxray, come sapete. Diventato famoso ormai, a causa della scorsa battaglia. Adesso Jolteon usa Fulmine su Luxray, non ho capito perché, poiché che sa bene che non è molto efficace, Elettro su Elettro, bah, comunque, scelte dei potenti, signori. Non è molto efficace, come prevedevo. Nel frattempo Drapion usa Veleno Croce su Feraligatr per fare un po' di danno di supporto, soltanto per preparare il terreno per il Fulmine, che adesso Zeus usa. Fortunatamente ucciderà Feraligatr prima che Feraligatr potesse usare Terremoto, che è super efficace sia su Drapion sia su Zeus. Avrebbe avuto effetti devastanti, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Nessuno si è fatto male, a parte Feraligatr. E inoltre Baccaroam ferisce anche Zeus dopo che ha sconfitto Feraligatr, ma poco male.
L'ultimo rimasto in campo è il malcapitato Jolteon adesso, da solo contro due, che tenta di reagire con un palla ombra su Zeus, che però resiste. E a questo punto Drapion mette fine all'incontro con il suo veleno croce, che già di per sé è un'alta probabilità di brutti colpi, come sapete, oltre poi grazie alla fila artigli la probabilità è ulteriormente aumentata. E infatti, come era prevedibile, brutto colpo uccide in un colpo Jolteon senza nemmeno la super efficacia. E così il mio avversario Albi XD perde anche la rivincita, purtroppo per lui. Alla fine di questo match meno spettacolare del precedente, ma comunque interessante da vedere. E lasciate i vostri commenti con le vostre opinioni.